La morte così non si doveva, non se la meritava. Purtroppo è stato assassinato per rubargli, non so, un po' di denaro, un po' di cose. Si chiamava Antonio e aveva 81 anni, l'ultima vittima di una criminalità sempre più feroce. Siamo a San Severo, in provincia di Foggia. Ho parlato col figlio e il figlio le ha detto: io quando la sera di domenica ho visto che non mi rispondeva, sono salito sopra e ho visto in un mare di sangue. È il nipote a raccontare. La famiglia è sotto shock, come l'amico d'infanzia che riesce a stento a parlare. Avevo 5 anni, 4 anni. Cioè, sono nato io qui in Via Sergio Fagnano 19. Questa gente ha sempre abitato qui. E questa cittadina in cui tutti un po' si conoscono da sempre, ora ha paura. C'è molta paura. Che si possiamo fare? Non abbiamo copertura di nessuno. Non si può vivere qua, questa maniera qua, con il terrore. No. E abbiamo paura. Qui non se ne può proprio più. Neanche uscire fuori con la testa. Come l'hanno trucidato è una cosa veramente impossibile, non ve lo so spiegare. E sono 3 notti che non riesco a prendere sonno. Una scena terrificante, terrificante.